E allora, rieccoci pronti con un nuovo appuntamento con Advisory Update per concentrarci ancora di più su quello che accade negli Stati Uniti, su quello che accade e quello che non accade, nel senso che non c'è ancora un vincitore. Sono le 17 passate qui in Italia, eravamo abituati già a conoscere il nome del vincitore, di solito come era accaduto anche 4 anni fa, e invece questa volta no. È un testa a testa, anche abbastanza prevedibile sostanzialmente, vista l'evoluzione degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Ma è un testa a testa che non piace in particolare a Donald Trump, che ha già parlato di truffa sostanzialmente, ha minacciato di ricorrere alla Corte Suprema se il risultato non gli verrà riconosciuto a favore sostanzialmente. Addirittura, insomma, ha scritto determinati messaggi su Twitter che Twitter ha censurato, ha segnalato perché non consoni alla policy, insomma, adottata per quanto riguarda le elezioni americane. Ultimo, dato che notizie di poco fa, nel Wisconsin e nel Michigan Biden è in vantaggio e sono due stati chiave dove ancora non si sono conclusi gli scrutini, ha pubblicato un tweet, questa volta non censurato da Twitter, da Jack Dorsey, il CEO appunto di Twitter, in cui, riassumendo in buona sostanza, dice: molto strano che i voti via posta, perché è di questo che si parla, siano in grado di ribaltare la situazione. Noi ne parliamo con un ospite speciale, Danilo Taino, inviato speciale del Corriere della Sera ed editorialista del quotidiano di Via Solferino. Danilo, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. E allora, domanda che giro proprio a te, Danilo. Trump che dice: molto strano che questi voti via posta per il Wisconsin e per il Michigan siano così impattanti, ma lo è per davvero? Ma non è strano, si sapeva, era uno dei timori che Trump aveva già avanzato durante tutta la campagna elettorale. È una campagna elettorale che è stata non solo la campagna elettorale, già da prima, comunque è uno scontro quello fra repubblicani e democratici, in particolare fra democratici e Trump, che non è stato uno scontro leggero in questi anni, men che meno durante la campagna elettorale, è stato veramente duro, si sono dati delle legnate molto serie, quindi è anche abbastanza inevitabile che una situazione così tesa dal punto di vista del conteggio vada avanti su questo tono e in questa forma. Detto questo, Trump avrà delle difficoltà, credo io, a mettere in discussione un risultato se il risultato sarà netto e chiaro in questi stati che ancora mancano. Sicuramente i voti che arrivano per posta sono voti validi, può essere discutibile il modo di raccoglierli, soprattutto in Pennsylvania, dove vengono contati anche i voti che arrivano fra qualche giorno, fra un giorno o due, basta che abbiano il timbro del timbro postale del 3 novembre, ma comunque queste sono le regole. Regole che hanno determinato sicuramente un cambiamento per quanto riguarda le votazioni postali rispetto al 2016, 21% allora, 39% quest'anno, perché c'è il Covid, c'è una situazione inedita pari a circa 80 milioni di preferenze, dunque inevitabilmente c'è qualcosa di diverso proprio a livello di sviluppo degli scrutini rispetto all'anno scorso. Trump, come detto, ha scritto rimonta democratica molto strana, proprio perché diciamo prima mattina, tarda notte, ma anche insomma ancora alle 9 del mattino, ora italiana, ovviamente, l'idea era che ci si avvicinava verso un non cambiamento, Danilo, cioè Trump presidente e congresso tra Camera e Senato, che rimaneva sostanzialmente come è adesso, quindi diviso e quindi totale blocco, totale blocco no, ma difficoltà forte per dare un via libera, diciamo così, veloce agli stimoli fiscali di cui ancora si parla e di cui ancora c'è esigenza, insomma, evidente per gli Stati Uniti, dato che ora si parla di elezioni americane, ma poi man mano che passeranno i giorni, man mano che poi si saprà chi è il presidente, torneremo a parlare di Covid-19, di come muoversi e di come sostenere un'economia globale, eccezion fatta per la Cina, che ha bisogno di stimoli. Certo è che gli stimoli che arriverebbero da Biden sarebbero ben diversi rispetto a quelli che arriverebbero da Donald Trump. Sì, non c'è dubbio, Donald Trump andrebbe avanti con probabilmente riduzioni fiscali e deregulation delle norme e questo piacerebbe ai mercati sul medio periodo. Sul breve periodo piace comunque che ci sia, soprattutto alle borse, piace che ci sia un vincitore netto ed è quello che aspettano. Soprattutto credo che ai mercati,
piacerebbe avere un presidente di un partito e un congresso di un altro partito, perché sempre nella storia, in questa situazione, in questo bilanciamento, diciamo così, le borse sono sempre cresciute, sono cresciute in misura maggiore che in altre situazioni. I mercati amano molto avere un presidente forte in carica, ma controllato da un congresso, in particolare da un senato particolarmente forte. Questo è possibile che succeda se vince Biden, anche perché pare che i repubblicani non stiano perdendo il senato, probabilmente riusciranno avere una piccola maggioranza anche al Senato, quindi questa potrebbe essere una situazione buona, soprattutto per quelle parti del business americano che temono iniziative troppo forti di Biden, per esempio i settori del petrolio, per dirne uno, che temono di essere colpiti. Probabilmente il Senato potrebbe attenuare questa tendenza dei democratici, in particolare di Biden. E chissà che magari proprio per questo motivo, e cioè che i mercati magari gradiscono un presidente di un partito e il congresso di un altro, quantomeno questa potrebbe essere la direzione, chissà che i mercati proprio oggi non stiano brindando proprio su questo aspetto, dato che il Nasdaq al momento guadagna il 3,8% e la sensazione è che questa direzione rimarrà tale fino alla fine delle contrattazioni. Tornando al voto a cui stiamo assistendo, ti ha sorpreso Danilo che Biden abbia superato il record di Obama nel voto popolare? A livello di carisma è ovvio che siamo su due gradini diversi. C'è possibile che il movimento, diciamo, americano anti-Trump abbia portato, sia stato tale da concedere a Biden di superare quel record nel voto popolare? Lo ricordiamo. Ma teniamo conto che ha votato molte più persone questa volta delle elezioni passate, ma soprattutto l'elezione non mi sembra che sia stata tanto fra Biden e Trump, è stato un referendum su Trump, chi ha votato democratico molto spesso, immagino io, non abbia votato per Biden, ma ha votato per quello che c'era. Non è che la battaglia fosse esattamente tra Trump e Lincoln, insomma, era tra Trump e Biden, che non ha fatto una grande campagna elettorale per alcuni periodi è stato anche abbastanza nascosto. Insomma, se Trump perde, e non è ancora detto naturalmente che perda, perché i risultati finali non ci sono, ha perso lui, direi. E se avesse gestito un po' meglio la pandemia, probabilmente sarebbe in una situazione migliore in questo momento. 16:40, sto leggendo la diretta, insomma, attraverso la homepage, chiedo scusa, attraverso il sito del Corriere, la versione online del Corriere della Sera. Attesa nuova dichiarazione di Biden. Jennifer O'Malley ha annunciato che prima di sera il candidato democratico farà una nuova dichiarazione pubblica. La sua prima era stata andiamo verso la vittoria, la direzione è quella, mentre Trump invece aveva detto abbiamo vinto e se qualunque cosa dovesse succedere faremo ricorso perché è truffa, come d'altronde aveva anche in qualche modo promesso. Dunque Biden tornerà a parlare entro sera. In Pennsylvania i risultati non arriveranno oggi. Altra notizia ripresa, insomma, dal Corriere della Sera intorno alle 17, quindi pochi istanti fa. Danilo, secondo te quanto bisognerà aspettare prima di avere il nome ufficiale? Insomma, c'è chi parla addirittura di, cioè addirittura no, ma c'è chi parla anche di fine settimana, quindi non prima di venerdì. Beh, sì, è possibilissimo, sicuramente non entro domani, anche perché comunque vedremo che cosa dirà Biden quando parlerà questa sera, ma se Biden dovesse dire di essere lui vicino alla vittoria, si creerebbe una situazione palesemente di scontro e questa sarebbe una delle cose più delicate da affrontare nei prossimi giorni. Non ci sono certezze da questo punto di vista, nel senso che finché non ci sono dei dati solidi, incombe la possibilità che Trump ha richiamato esplicitamente di ricorrere alla Corte Suprema, la quale Corte Suprema dovrebbe decidere, secondo Trump, se è possibile considerare validi dei voti che sono arrivati nei seggi dopo il 3 novembre. Questo è tutto da discutere, da vedere. La Corte Suprema aveva già dato un parere favorevole, ma non definitivo, al conteggio di questi voti. Vedremo se Trump ricorre alla Corte Suprema. Il problema è che negli Stati Uniti potrebbe aprirsi veramente un conflitto molto forte che potrebbe durare dei giorni.
Di base, il paese è nettamente spaccato, è nettamente diviso in due, che non è una cosa che scopriamo oggi, però oggi ne abbiamo una conferma molto netta. Si credeva che i democratici potessero vincere di gran lunga, non hanno vinto di gran lunga, e questa è una delle altre valutazioni da fare di questo risultato elettorale. La famosa onda blu non c'è stata. Detto questo, il paese dovrà tentare perlomeno di ricucirsi, se è possibile ricucirsi. Peraltro io stavo per dire che probabilmente Joe Biden non ha interesse a, diciamo, andare allo scontro e a proseguire, diciamo così, la questione anche sui tribunali, ma alle ore 16:37, quindi appunto poco meno di un'ora fa, il consigliere legale di Joe Biden, Robert Bauer, ha detto: noi siamo pienamente preparati a combattere i ricorsi in tutti i tribunali. Come a dire, insomma, lo scontro, come l'hai definito tu, Danilo, continua, insomma, da una parte e dall'altra. La polemica di Trump è iniziata in realtà già da stamattina, insomma, parlando già di truffa anche quando era in vantaggio, ma perché i voti postali dovevano ancora pervenire, e adesso più che mai, insomma, parla di appunto magico cambiamento, magico sorpasso, sparizione di voti nella notte e di strani movimenti che arrivano appunto sul Michigan e sullo Wisconsin, che sono gli stati chiave. Sul fronte dei rapporti geopolitici, a questo punto ci tocca in qualche modo magari toccare argomenti già affrontati, ma d'altronde non c'è certezza, quindi a oggi ti avrei chiesto un Joe Biden come avrebbe affrontato diciamo così, rapporti appunto con gli altri paesi, a partire dalla Cina. Invece non possiamo farlo perché non c'è Biden, ma non c'è neanche Trump, certo, e quindi torniamo all'origine e alla domanda fatta di sé. Perché è di questo che possiamo parlare in questo momento, e cioè, secondo te, i principali paesi con cui l'America dovrà avere a che fare a breve, insomma, dopo una volta decise le elezioni, per chi tifano? Per chi tifa la Cina? Per chi tifa l'Europa? Per chi tifa la Gran Bretagna, che sta uscendo dall'Europa e che sostanzialmente si aspetta tanto dagli Stati Uniti in qualche modo? Qual è la situazione, secondo te? Ma in alcuni casi si possono fare solamente delle speculazioni o comunque delle proiezioni di quelli che sono stati i passaggi e gli eventi dei mesi e degli anni scorsi durante la presidenza Trump. Sicuramente Certo. la Gran Bretagna tifava per Trump, nel senso che questo renderebbe più facile a Johnson, una vittoria di Trump renderebbe più facile a Johnson il famoso accordo commerciale che la Gran Bretagna vuole fare con gli Stati Uniti dopo aver rilasciato l'Unione Europea. La Russia sicuramente preferisce Trump, Putin preferisce Trump, non tanto perché hanno una vicinanza ideologica, sono due uomini forti, come si usa dire, ma perché la logica stessa di Trump è quella dello scontro e del rapporto a due, e soprattutto Trump non ama l'Unione Europea come non è amata l'Unione Europea dallo stesso Putin, che vorrebbe metterla in difficoltà e metterla in crisi. Questi trovano dei terreni comuni, e comunque Trump in qualche modo, con il suo modo di fare, legittima Putin. Credo che la Cina, qui ci sono molte opinioni diverse, ma secondo me la Cina, Xi Jinping in particolare, il presidente, è contento, sarebbe stato contento di una vittoria, sarebbe contento di una vittoria di Trump, perché questo alza il livello dello scontro e gli garantisce una maggiore forza all'interno del partito e all'interno del vertice dello Stato. Attaccare Xi Jinping mentre la Cina è attaccata da Trump sarebbe molto difficile per chiunque. In Cina è difficile comunque, naturalmente, attaccare il presidente del paese, il presidente del Partito Comunista, ma comunque io sospetto che la Cina, tutto sommato, in particolare il vertice cinese, ami la vittoria di Trump. Ultima cosa, l'Unione Europea si troverebbe meglio con Biden, nel senso che tradizionalmente, anche durante la sua vicepresidenza al fianco di Obama, ha avuto un buon rapporto con gli europei, e comunque non avremo un rapporto peggiore di quello di Trump, questo è sicuro. Intanto una breaking news che arriva da Fox Business: la squadra di Trump si prepara a mandare, diciamo così, inviare avvocati e contestare ogni risultato degli stati rimanenti. Ready to send in attorneys, contend remaining states. Non ammetterà
questi numeri, è probabile allora Fox Business aggiunge, in realtà Charles Gasparino, che è un inviato di Fox Business, è probabile che non conosceremo il presidente per un altro mese addirittura e le probabilità still odds are long for Trump winning, aggiunge, quindi insomma non è così escluso ancora che Trump possa raggiungere la vittoria. A questo punto io ti chiedo, Danilo, a fronte di questa situazione, anche perché dall'altra parte vedo che lo staff di Biden è un'altra agenzia, fiducioso sarà lui il prossimo presidente, a fronte di questa incertezza che rischia appunto di prolungarsi a lungo, non di giorni, non di settimane, ma magari anche di un mese, come dice Fox Business, prova a uscire un po' dai canoni della politica e ti provo a stuzzicare sul fronte economico globale. Domani c'è la Fed. Domani parla la Fed, domani parla Jay Powell. Può essere che a fronte di questa incertezza che rischia di essere così lunga, arrivino, insomma, tiri fuori quelle famose munizioni che in tanti dicono, ma in realtà sono finite, le banche centrali devono cambi o cambiano oppure le cose rimangono uguali. Forse questo è il momento per la Fed di mostrare, insomma, nuovi interventi importanti a sostegno dell'economia. Ma la Fed, la Federal Reserve in questi mesi si è abituata ad essere il salvatore di ultima istanza in qualche maniera, ha la capacità di intervenire in maniera anche abbastanza forte, è intervenuta soprattutto questa primavera quando i mercati, le borse in particolare erano sottosopra e ha introdotto un'enorme liquidità e in modi nuovi. Può dare altra liquidità in generale al mercato, può Non cre forse anche abbassare un po' i tassi di interesse, ma sono già molto bassi anche negli Stati Uniti, naturalmente. Soprattutto può dare direttamente denaro alle imprese e addirittura alle amministrazioni locali se dovessero averne bisogno, perché comunque se la situazione dovesse davvero prendere la piega che accennavi tu in questo momento e che fanno immaginare gli avvocati di Trump, e che dovesse esserci settimane e magari addirittura un mese di incertezza, credo che in parallelo ci sarebbero anche fortissime tensioni, tensioni sociali anche probabilmente, e questo avrebbe inevitabilmente delle conseguenze sull'attività produttiva, sull'economia e soprattutto sui nervi degli investitori e delle borse. Quindi ci sarebbe assolutamente la necessità di una forte presenza della Banca Centrale Americana sul mercato. Chiudiamo facendo un piccolo gioco, se mi è consentito, Danilo. Insomma, stiamo parlando di un'elezione che ancora non ha il nome del vincitore. Ti chiedo così a pelle, a sensazione, da osservatore, da editorialista del Corriere della Sera, chi credi che alla fine vincerà, chi credi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti e a chi andrà il congresso? Secondo me lo deciderà la Corte Suprema. Il Congresso andrà, la Camera andrà ai Democratici, il Senato andrà ai Repubblicani e il Presidente lo deciderà probabilmente la Corte Suprema, se questa è la situazione. A meno che non ci sia un colpo di sorpresa stasera e che sia Trump a vincere. L'unico modo per non ricorrere alla Corte Suprema è una vittoria di Trump, naturalmente. Esatto, stavo per chiederti, quindi alla fine i voti dovrebbero dare ragione, quelli ufficiali, a Biden se lo decide la Corte Suprema, ma giustamente hai poi aggiunto questo passaggio fondamentale. Se vince Trump alla Corte Suprema è difficile che si vada, a meno che Biden non decida di dare pan per focaccia al proprio avversario. Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, inviato speciale, grazie per la disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.